Buongiorno ragazzi, anche oggi giornata splendida col sole. C'è sempre su un po' di vento. Niente, abbiamo dormito qua 2 notti, adesso andiamo, facciamo la panoramica dell'isola di Senia. Antonellina fa il secondo caffè. Facciamo l'acqua che ci manca e andiamo, dai. Pazienza ragazzi, il tempo è così. Purtroppo è così. Comunque questo posticino è veramente bello, pulito, ragazzi. Incredibile. Siamo partiti. Vediamo un po' com'è. No, i primi waypoint che ci sono sul sito, me li dà qua vicino. Vediamo un po'. Questa qui dovrebbe essere la Panoramic Road, che è la 862, 862. Appena partiti, abbiamo fatto 2 chilometri, ragazzi, guardate un po' che galleria che c'è qua. Porca vacca. Forse il sole, ragazzi, vabbè, pazienza. Io ho dormito i camperi. Dove? Il camper là sotto, l'ho visto, sì. Questo è il primo, vedi? Vediamo un po' che c'è qua. Qui abbiamo un cartello di stare attenti alle onde. Probabilmente quando il mare. Ah, c'è questa camminata qua. Vediamo un po' dove porta. Qui saranno i bagni forse. Vediamo. Quelli sono i bagni. Questa casetta qua. Anto è rimasta sul camper a fare il suo trattamento di bellezza. Wow. Guardate, qua abbiamo una piscinetta naturale. Bello ragazzi, quella montagna là, bestiale, con quelle 3 punte. Proprio selvaggio, selvaggio. Guardate anche la strada. Meno male che ci sono i vari slarghi. Sai, giustamente quindi tu Ma che spiaggia, Anto, che c'è là. wow, minchia. Abbiamo una spiaggetta. Mamma, ragazzi. Probabilmente adesso c'è. Ah, ma eccolo là forse il bagno d'oro. Ah, il bagno d'oro, finalmente posso fare la Ragazzi, pipì nel siamo bagno arrivati d'oro. nell'altro oh madonna, Viewpoint. viewpoint, che c'è il bagno d'oro. Siamo a Ersfjord. E qui abbiamo il famoso bagno d'oro. Spettacolo, Anto. Qui abbiamo tutti i tavoli per mangiare. Qua si può fare anche il fuoco, ragazzi. Qui hanno fatto il fuoco. Questo è l'interno del bagno d'oro, ragazzi, sembra ormai la discoteca, tutto rosso, guardate un po'. Stavi dicendo? Ah, c'è pure scritto quando vengono a pulire. Sì, incredibile. Pazzesco. Ah, l'acqua calda, ragazzi, si è lavata le mani, l'acqua calda, chiaramente.
verso il prossimo viewpoint, raga. Il clima migliora, vento allucinante, le mani si conghiacciano, sì. Faccio fatica a tenere in mano la macchina fotografica. Mi stavo perdendo la cascatella, ragazzi. Aspetta che tolgo il palo. Oh, là. Bella. Tunnel 2 km 2. Quattro casette qua, la spiaggetta, va. È strano che non riusciamo a vedere ste renne, cacchio. Era pieno quando siamo venuti noi. Saranno passati anche 35 anni, ma. Sono morte quelle. Non lo so io. Boh. Ma stavamo guardando la mappa della strada panoramica. E c'è dentro anche questa. Questo Usoi. Usoi. Che bisognava girare a destra. Vabbè, facciamo anche questo, tanto. Non è molta strada. Adesso non so quanti chilometri sono Usoi. Andiamo a vedere, tanto. Abbiamo preso la strada 7886. A caccia delle renne e delle alci, ma tanto è sfigata proprio. Tonella sta guardando, sono 11 km. Se non fosse per tutta questa fila, questo traffico, si farebbero veloci. Guarda, vai, cosa ho detto adesso che c'è traffico io. Ragazzi, mi sa che ho trovato una di quelle casette per fare il barbecue. Col suo bel lago ghiacciato. C'è il paese. No, ragazzi, guardate Usoi. Peccato che non c'è il sole. È un paese. Che foto facevi da qua? Un'isoletta. Non ci credo. No. Stiamo qua finché non torna il sole. Ma anche quelle montagne là che svettano. No, ma che spettacolo. Bestiali. Ragazzi, guardate che bello anche questo angolo qua. Lasciate stare il guarraine. Intanto che io ho volato, Anto sta preparando l'impasto per la pizza. Sa mai che troviamo un'altra casetta lì del grill. Infatti. Così facciamo la pizza dentro lì. Beh, però dobbiamo stare sulla penisola di Siena, non andare verso Tromso. Adesso vediamo, che ne so io.
Là c'è un'altra casetta per fare sempre la griglia. Qua ce n'è una all'aperto, ragazzi, guardate un po', con i tavoli. Questo al coperto, fantastico. Sì! Ci andiamo a visitare. Sì! Madonnina, aiuto, Usoi. Abbiamo la scuola e la cappella. Assicurato. Questa pensiamo sia la cappella. Poi sono tutti i vari giri, oh, cioè 14 km, 39, non ho capito. La canna. Abbiamo visto il faro, adesso andiamo a vedere il faro. È piccolino, eh. Si vede la punta qua. Finalmente camminiamo un pochino, va. Sono stati 2 giorni fermi, a parte il giretto a piedi lì in paese. 4 scalini sono. Guardate che passerella. Potevano anche fare meno, invece loro precisi. Guardate che storia. Tutta la passerella fino su. Incredibile. Abbiamo trovato anche la scuola, ragazzi, che oggi è chiusa perché è sabato, e forse anche la strada del ritorno. Ragazzi, ci ha fermato adesso un italiano. Carinissimo. Cioè passava, fa, ma siete italiani? Io, sì, sì, anch'io, io abito qua, sono qua, lavoro qua. Mizzica. Nella fabbrica di merluzzi. Sì, pesci, fanno salmone e confeziona salmone e merluzzo. Lui, vabbè, comunque altri, sì, guadagna 3.500 euro al mese, però non alla fine non, cioè, non avanzi niente, non è che li metti via. Ok ragazzi, lasciamo Usoi, Usoi, non so come si pronuncia, e cerchiamo un posto per mangiare perché sono le 13:26. E 26, caspita. È tardino, eh. Ci siamo fermati qua dove c'è la struttura del barbecue che avete visto prima, a mangiare. Antonella ha detto che fa un poke con i gamberetti che abbiamo comprato al supermercato. Sì. Cioè ragazzi, Antonella mi chiede a me se i gamberetti deve cuocere a parte o cuocere col riso. Cioè, secondo voi io che cavolo ne so? Gli ha cambiato per crack forse. Cazzato, dai. Lo sai che non sono un grande chef, a parte fare il sugo con col pomodoro. Qual è vero? Pensavo. Ho usato troppo. Hai usato troppo. Poi ragazzi, a fine giugno sono 3 anni che abbiamo preso questo van. E quando mi alzo dal sedile qua riesco ancora a pestare la testa qua contro qua. Non ho ancora preso le misure dopo 3 anni. Eh già. Vediamo, controllo se ha messo l'aglio, perché è una ladrona lei. Sì, l'ha messo, lo vedo. Ah, l'hai messo intero? Sì. Brava. Che caldo. Vediamo che siamo più buoni di quelle dell'altra volta che facevano schifo, erano di gomma. Allora, stavamo guardando la strada, noi siamo qua adesso. Scendiamo, andiamo a Botnam, che c'è l'ultimo viewpoint da vedere. E poi, non forse... E qua si poteva prendere il traghetto per arrivare prima a Tromso, però quel ragazzo italiano dice che forse oggi non vanno perché è una mezza festa. Allora dobbiamo scendere, dobbiamo andare giù fino qua per poter prendere, cioè per poter, qui c'è un ponte, e poi si ritorna di qua e poi devo risalire per arrivare a Tromso, fare tutto questo giro qua. Tromso. Sono, cosa avevo detto prima? 250 km.
così tanti. Mamma mia, mi sa che arrivo domani a Tromsø. Ma che bel piattino di Pokémon. Bel poke, brava cuoca. Non fa male a nessuno. Ok, peccato che non si può bere il vino. Ok, ripartiamo. C'è molto vento. Oh, è venuto su un vento, ragazzi, fa quasi paura dal rumore. Vamos. Allora, abbiamo fatto quella deviazione per andare a Botnam a vedere l'ultimo viewpoint. E poi in teoria ci sarebbe il traghetto, però il mare per me già così è già troppo mosso. Già così mi sembra già tanto, tanta roba, io non lo so. Mi sa che farò la strada, anche se più lui. Il mare va bene, non è, però qua arriva è così, non lo so come sarà. Di solito dopo la barriera dei fiordi peggiora. Bravo, è quello. Boh, vediamo. Abbiamo deciso di prendere il traghetto, è qua fermo, c'è la gente che aspetta. Teoricamente partirebbe. In teoria doveva partire fra poco. Proviamo. No, allora, aggiornamento, abbiamo cambiato idea perché abbiamo chiesto di aspettare ancora un'ora prima che il traghetto parte. E poi sinceramente c'è un po' FIFA io questo momento. C'è il camper che si muove, lo blò. C'era Rublò dietro della camera da letto che sbatacchia dal vento che c'è. Si vede che ha un po' di gioco, no? No, no. Adesso andiamo a vedere qua se c'è qualche waypoint da vedere. Se no, e poi torniamo sulla strada. Wow! Selvaggia! Carino, c'è tutta questa spiaggetta. Siamo a Laukvik. Cambiate il paesaggio, il verde che va nel mare, ragazzi. Guardate le tende Laponi, ragazzi. C'è anche un cartello qua che con tutti i chilometraggi, guarda. Dove? Qua. Guarda, aspetta che ragazzi filmiamo anche questo. Peccato che c'è davanti il traghetto. Non bene da vicino. Come faccio? Stanno già andando, ah. Da vicino, li vedi dentro i cartelli? Sì, li vedo. Parigi, Londra, Tokyo, Tromsø, Stoccolma, Atene. Non c'è Milano, Londra, Roma, Berlino. Ci sarà Roma, dov'è? Roma, 4.300 mi sembra, si legge male. No, inizia a piovere adesso, ma non ci credo. Volevamo fare una pizza col fornetto. Porca miseria, oh, non ce l'era bene. Due coglioni. Non ce l'era bene ancora. Incredibile. Abbiamo trovato il posto. Vediamo se riesco a mettermi dritto. Siamo qua? Ok, dai. Siamo qua, proviamo a montare il fornetto, dai, se no qua non lo usiamo più. Il posto mi sembra molto carino. Sì, sono tutte case di pesca, infatti c'è il regolamento lì della pesca. Sì, infatti, sì. Divieti non ce n'è. Il termometro stava sotto, Anto? Trecento, 310, più di così mi sa che non va. Non ti ho butto dentro, guarda.
La prima è venuta un po' bruciata. Com'è, Anto? No, è buona. È buona? Vabbè, assaggiamo. No, ragazzi, questa qua più bruciacchiata è ancora meglio. Però... ancora meglio. Non posso girare. Cioè, ragazzi, noi la caricavamo da dentro. Adesso io ho detto, provo a mettere la legna anche sotto. Ma mi sa che va 100 volte meglio così. È arrivato oltre i 300. Quanti gradi è adesso? Adesso è 270 per quello. 270, cazzo, però prima si è riempito di fuliggine. Spettacolo, seconda pizza, raga. Wow. È sceso un po' la... no, 250, 260, dai. Fantastico, troppo divertente. Sì, ragazzi, però ho fatto la mia minchiata, l'avevo mica messo senza tirare giù le zampe. Così ho bruciacchiato un po' il tavolo qua sotto. Guardate. Il mio tavolo che ce l'ho da 25 anni, ragazzi. Boh, ragazzi, sono contento. È la prima volta che lo uso da solo, senza aiuti. Perché l'altra volta c'era la tribù su in Valle Argentera, quando l'abbiamo comprato, e ci hanno aiutato loro. Poi a Sarajevo c'era il Silvio, che caricava lui il fuoco. Adesso alla fine l'ho fatto da solo, sono riuscito. Anzi, ho scoperto che se io metto la legna sotto qua, al posto che metterla dentro qua, anzi la prossima volta provo a non metterla qua, perché non vorrei che così non respira più dopo. Solo sotto, anche perché così va tutta la fuliggine sulla pizza. E poi stavo dicendo all'Anto, ho messo la barra LED qua davanti, no? E i faretti dietro per la retro, per guardare se magari andavamo a un posto di notte. Ho fatto montare da MC Camper, da Luca Pacella, i faretti. Cioè, non ci servono un cavolo qua per 2 mesi, perché c'è sempre sole, c'è sempre chiaro così. Ne useremo in altre uscite. Bello però, guardate che bello. Tranquilli, siamo da soli. Poi là c'è un signore che sta pescando, non so se lo vedete. Fantastico. Come al solito viene giù quella pioggerellina, però vabbè, alla fine riesce a fare tutto, anche se piovigino appena appena. Ragazzi, i pescatori sono venuti qua vicino a noi. Prima hanno scambiato due parole, hanno detto che hanno preso i salmoni. Guardate invece là in fondo quel chiaro che c'è. Pazzesco. Adesso beviamo un caffè, che di solito la sera non lo beviamo mai. Ah, guarda che servizio, me l'ha portato pure fuori. Ragazzi, il problema grosso abbiamo, ma grosso. Praticamente la grappa è finita, c'è ancora un goccio minuscolo. Io volevo tenerla per festeggiare a Capo Nord, invece è finita. Vabbè. Niente, ragazzi, ci vediamo domani e andiamo a Tromso. Andiamo a vedere questa cittadina di Tromso. Esatto. Ah. Cin cin. Ciao ciao. Buonanotte. Oh, così abbiamo chiuso anche.